Ciao ragazzi, sono Sette e bentornati a un nuovo video sull'analisi della mitologia nordica. Anche qui, come vedete dalla mia residenza estiva, io voglio fare per voi un video, voglio dedicarvelo assolutamente, nonostante io stia morendo di caldo, ci siano 35 gradi all'ombra, io comunque voglio accontentarmi con un nuovo video. In questo video in particolare, dopo vari messaggi ricevuti da voi riguardo al precedente video sulla cosmologia del mondo norreno, oggi tratteremo dell'origine del mondo, ossia della guerra del grandioso gigante Ymir con l'Allfather Odino. Come già accennato nel precedente video, all'inizio del mondo non vi era niente, vi era in alto il mondo di Niflheim e in basso il mondo di Muspelheim, mondo del freddo e mondo del fuoco, in cui in mezzo non c'era niente, vi era l'abisso, che non è necessariamente la mancanza di nulla, ma è dove nulla accade, ossia il Ginnungagap. Tuttavia, nella parte meridionale di Niflheim, accarezzata dai dolci venti caldi di Muspelheim, nacque qualcosa, nacque il gigante primordiale, attraverso l'unione di questi due mondi, il gigante primordiale Ymir, talmente colossale da cingere tutta quanta la terra, tutto quanto il Ginnungagap, Ymir poteva circoncidere con la sua mole. Nacque anche un altro essere, Adumula, la grandiosa mucca, vacca, che nutriva il gigante ancora bambino. E mentre lui dormiva, la vacca leccava le montagne ghiacciate di Niflheim. E dopo capiremo anche che cosa creerà queste sue leccate delle montagne. Ymir, secondo l'Edda poetica, era sì saggio, però malvagio, poiché creato da due forze contrastanti. E mentre dormiva, siccome sudava copiosamente, il suo sudore creò la stirpe dei giganti del gelo, gli Jotun, i grandiosi giganti, che iniziarono a diffondersi sia a Niflheim che a Muspelheim. I giganti cominciarono a diffondersi. La vacca Adumula, leccando in continuazione le cime delle montagne di Niflheim, diede origine a una figura umanoide che era il primo dio dalla forma umana, ossia Buri, che ebbe un figlio di nome Bor, che a sua volta si unì alla gigantesca Bestla, una dei giganti originati dal sudore di Ymir, dai quali ebbe tre figli, il primogenito Odino, Vili e Ve. I tre dei figli di Bor erano molto potenti, ma erano anche bramosi di potere ed era inevitabile uno scontro con i giganti, poiché erano le uniche forze presenti all'alba dei tempi, gli dei e i giganti. Quindi iniziarono una guerra senza pari con Ymir, in cui uccisero praticamente tutti i giganti, tranne Bergelmir, un gigante nato appunto dal sudore di Ymir, che riuscì a sopravvivere aggrappandosi a un tronco quando Odino uccise Ymir e il suo sangue coprì tutta quanta la terra, uccidendo tutti i giganti, tranne Bergelmir, che riuscì a salvarsi arrampicandosi sul tronco di un albero. Successivamente alla morte di Ymir, i fratelli scrementarono il suo cadavere nel Ginnungagap, anche se la sua ossatura, la sua spina dorsale, venne utilizzata per formare le catene montuose. E dalle sue estremità nacquero dei vermi che gli dei chiamarono nani e impartirono loro il compito di forgiare i metalli e le armature per gli dei che sarebbero venuti. Ed è per questo che i nani vivono sottoterra, poiché sono discendenti dei vermi. Non è chiaro perché Odino, Vili e Ve vollero creare l'essere umano, presumibilmente io credo per dare una prova del loro potere, in quanto se Ymir poteva creare dei giganti con il suo sudore, allora anche Odino, Vili e Ve potevano creare qualcosa simile a loro partendo dalle loro uniche abilità. Credo che forse più che altro una questione di orgoglio, in quanto non esistono buoni e cattivi nella mitologia norrena, esiste solo il potere. E molti personaggi bramano il potere, anche se ci sono dei personaggi decisamente buoni, personaggi decisamente cattivi. E Odino non è affatto buono, credetemi. Nella creazione degli uomini, gli dei trovarono dei rami di tronco depositati su una spiaggia dopo che il sangue di Ymir aveva creato un oceano. Presero questi tronchi, uno di frassino e uno di olmo, e crearono dal frassino il primo uomo, ossia Askr, mentre dall'amo dell'olmo crearono la prima donna, ossia Embla. Li mesero in Midgard e diedero a loro il compito di creare la razza degli uomini, appunto prolificandosi in tutta la terra di Midgard.
Uno di questi primi uomini, Mundal Fari, ebbe due bellissimi figli, una donna di nome Sol, che da cui diede il nome appunto Sol, come il sole, e un figlio a cui diede il nome di Mani. Però gli dei, che erano gelosi del fatto che qualcuno voleva copiarli nella creazione degli umani, presero i suoi figli e gli misero uno in un carro che trainava il sole, ossia Sol, che trainava il sole, mentre Mani lo misero il carro che trainava la luna. Per fare in modo che continuassero ad agire il loro compito senza stancarsi, gli dei pensarono bene di mettere due lupi a loro guardia, ossia Skoll a guardia di Sol e Ati a guardia di Mani, la luna. Si dice inoltre che Ati riesca a mordicchiare la luna ogni tanto, ma lei riesce sempre a scappare e a ricrearsi ogni volta. Gli esseri umani ricalcavano perfettamente i tratti degli dei, poiché da Odino avevano la conoscenza e l'anima, da Vili l'intelligenza, da Ve i sensi. Ricalcavano in tutto e per tutto a immagine e somiglianza l'aspetto degli dei, ma erano limitati nel contesto di Midgard, poiché erano protetti dalla muraglia creata dalle sopracciglia di Ymir, in quanto se fossero usciti da Midgard sarebbero stati in pericolo. È per questo che gli dei avevano deciso di farne quasi una specie da loro protetta, quasi un simbolo del loro orgoglio. Successivamente, Odino, Vili e Ve decisero di fondare Asgard, la patria degli dei, questa grandiosa cittadella costruita appunto da loro stessi. Le mura però verranno costruite da un'altra figura che approfondiremo forse in seguito, in cui decisero di riprodursi attraverso l'unione anche con gigantesse per creare tutta la stirpe degli dei, Odino degli Aesir, Vili e Ve degli dei Vanir, ecco da cui derivano le divisioni appunto tra gli dei, Odino gli Aesir, Vili e Ve i Vanir. Non ci sono più testimonianze di Vili e Ve, presumibilmente sono stati eliminati da Odino, che è un personaggio, come ho già detto, non molto positivo. E potrei andare molto avanti, ma entriamo in dettagli che dovrebbero riguardare singoli video, a mio parere, in quanto in questo video ho voluto darvi principalmente l'origine del mondo, la guerra di Ymir con Odino, Vili e Ve. E successivamente approfondirò, se vorrete, il tema degli dei oppure dei giganti. E a questo punto io credo che sia necessario dare una specie di... Scegliete voi l'argomento del prossimo video sulla mitologia norrena e io mi introdurrò due figure che saranno contrastanti, sono sicuro che sarà molto difficile scegliere, ma credo che ognuna delle due abbia dei risvolti molto importanti. Io vi chiedo se volete approfondire Thor oppure Loki, perché entrambi sono figure centrali all'interno della mitologia norrena che mi piacerebbe approfondire. Scegliete Thor oppure Loki. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!